all'inizio non è che pensassi molto a quanto tempo fare, pensavo soprattutto alle posizioni. Poi dopo un po' ho iniziato a lavorare anche sul tempo. Diciamo che questa stagione probabilmente lavoreremo anche sullo stile di corsa, che io non ho e quindi devo crearmelo. Dai, spero di fare qualcosa. Ho fatto i 1000 metri appunto da 3.19, sono sceso a 3.6. È stata un'esperienza molto divertente e molto impegnativa. Appunto, cioè, l'allenamento di tutta l'estate appunto l'abbiamo, nel senso, non è andato perso, come si può dire. Mi sono allenata tanto con l'allenatrice anche degli ostacoli e abbiamo provato molto il passaggio tra gli ostacoli e la corsa fra uno e l'altro e comunque sì, vabbè, l'allenamento. È stato un weekend bellissimo e mi sono allenato tanto per raggiungere questo obiettivo. Ho fatto i 300 metri, cioè era la mia prima gara quindi sui 300 metri e ho battuto il mio record personale e niente, poi ho fatto anche i 1000 metri e il salto in lungo. La scorsa settimana ho fatto le siepi e vabbè non le avevo mai fatte quindi è andata anche bene, non me l'aspettavo nemmeno, comunque era una gara faticosa, non l'avevo mai fatta. Questo fine settimana comunque mi ero fatta male a un polpaccio, quindi non l'ho fatta molto bene, proprio come tempo, però comunque mi aspettavo peggio da come ero andata agli allenamenti a causa del dolore. Direi che soprattutto è un buon momento per i nostri atleti e le nostre atlete che sono dimostrati molto determinati e il quarto posto ai campionati di società lo evidenzia particolarmente perché insomma le ragazze hanno lottato tanto per ottenere insomma dei risultati che poi alla fine sono arrivati, quindi siamo molto contenti di questo, ma il merito poi fondamentalmente è loro che sono riuscite a arrivare fino in fondo.